Bene amici del Celtic World, qua invece nelle mie mani c'è il nuovo Asus Zenfone 2 con la messa a fuoco di tipo laser. L'esperienza di Zenfone è praticamente la medesima, anche l'app Drawer è lo stesso, abbiamo le classiche, tutte le varie applicazioni installate di Asus, insomma un Asus praticamente lo stesso come l'Asus Zenfone 2, soltanto la messa a fuoco laser che potete vedere qui. Adesso andiamo a sperimentare la fotocamera, che è la main feature di questo terminale. Andiamo a vedere come mette a fuoco, soprattutto se è migliorata, perché come molti di voi sapranno e avranno visto le mie recensioni ed anche da altre, l'unica pecca e una delle pecche maggiori che aveva l'Asus Zenfone 2 è che metteva a fuoco in maniera, devo dire, non troppo veloce. Vediamo se è stata migliorata la messa a fuoco con l'aggiunta appunto della messa a fuoco laser su questo Zenfone 2. Andiamo a tappare, facciamo la foto. Devo dire che la foto viene bene. Andiamo a zoomare, vediamo se la gamma cromatica viene rispettata. Devo dire che funziona bene. Andiamo a fare una foto in giro per vedere se vengono bene. Andiamo a vedere qui, vedete che la foto fa fatica a sgranare. È vero che qui c'è una particolare luce, quindi è tutto di guadagnato per lo Zenfone, però la particolarità di questo prodotto è che mette a fuoco in maniera veloce, quindi per il resto abbiamo tutto come prima. Asus, devo dire che ogni tanto nasconde specifiche tecniche e quant'altro per i suoi prodotti. Questa è la targhetta che è accompagnata dallo Zenfone 2 Laser, come potete vedere non c'è tantissimo scritto. Insomma, un prodotto che, devo dire, non ha nulla di particolare, se non appunto il fatto della messa a fuoco laser. Per questa breve review è tutto, ciao a tutti dalle Celtic World.